Tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi un unboxing a tema libroso molto speciale perché infatti mi è arrivato un pacchettino dall'Inghilterra, la Willoughby Book Club. A differenza di altri servizi mensili simili, all'interno di questa scatola non ci saranno oggetti, gadget e quant'altro, ma esclusivamente un libro. Questo libro però è stato scelto appositamente in base ai miei gusti, infatti mi è stato chiesto di indicare i miei autori e i miei libri preferiti e qualcuno in base appunto ai miei gusti ha scelto personalmente questo libro pensando potesse piacermi, ed è la cosa che avviene essenzialmente con qualsiasi persona iscritta a questo servizio, una cosa che trovo veramente molto interessante e bella, in particolare perché ci si focalizza appunto sul libro. In questo modo ci sono anche altissime probabilità che il libro possa piacere perché è stato appunto scelto in base ai gusti di chi lo riceverà. Il servizio è inglese, quindi il libro che vi arriverà sarà in lingua inglese. Per altre informazioni vi rimando al loro sito che vi lascio qua sotto in descrizione, seguendo il link che mi hanno lasciato, che è un link da affiliata, avrete il 10% di sconto nel caso vogliate acquistare qualche cosa, e a me arriverà una piccola percentuale. Detto questo, direi che è il momento di aprire la box, anche perché sono curiosissima di sapere cosa c'è all'interno, di scoprire quale libro hanno scelto per me, e non so, l'idea che una persona abbia spulciato fra vari libri per trovare qualcosa che potesse piacermi, è una cosa bella. Apriamo. Questo è il contenuto del pacchetto. Oltre al libro che è stato impacchettato, c'è un adesivo del Willoughby Book Club, veramente molto carino, mi piace tanto il loro logo. C'è anche una spilla sempre con il loro logo e due segnalibri. Eccoli qua. Dietro ci sono due citazioni, uno di Lewis, l'autore di Narnia, l'altro sinceramente non lo conosco, però che cosa bella. Passiamo all'effettivo libro che è imballato in questa carta tipo velina blu. Sembra proprio una lettera, una cosa veramente molto carina. Ovviamente non riuscirò mai ad aprirlo senza rompere il pacchetto, purtroppo. Wow, sono curiosa. Allora. Innanzitutto c'è scritto appunto che questo libro appartiene a Donatella Principi, che sarei io, e mi augurano una buona lettura. Cioè, ogni biglietto è appunto personalizzato e, come vi dicevo, il libro è scelto in base ai gusti di tale persona. E il libro in questione lo conosco, mi incuriosiva veramente tanto. Guardate che meraviglia, è stupendo. Il libro in questione è Rebel of the Sands, ovviamente perdonate il mio inglese terribile, di Alwyn Hamilton. Penso che abbiano scelto questo libro perché avevo inserito fra i miei libri preferiti Hunger Games. E infatti in copertina c'è scritto Like Katniss, Love Rae Mitamani, che sarà sicuramente un personaggio di questo libro. Se non sbaglio, questo libro dovrebbe essere un fantasy ambientato in un mondo arabeggiante, nel deserto, con i sultani. Sicuramente ci sarà una ragazza abbastanza simile a Katniss, da quanto posso capire, quindi che si ribella e cercherà di cambiare un po' le cose. Sono veramente molto curiosa, penso che lo leggerò molto presto perché mi incuriosiva già da tempo e adesso non ho più scuse per leggerlo. Ho letto solo ora il retro di questo bigliettino in cui dice che oltre a scegliere personalmente i libri da mandare alle persone iscritte al loro servizio, donano anche alla Book Aid International, che dovrebbe essere un'associazione rivolta ai bambini, quindi donano libri anche ai bambini in paesi come ad esempio l'Africa, quindi penso che sia doppiamente una cosa bella. Sono veramente molto entusiasta di questo servizio perché lo trovo veramente diverso da altri. Fatemi sapere questo nei commenti che cosa ne pensate di questa box, del libro che mi hanno mandato, se l'avete mai letto, se vi incuriosisce, ma in generale se vi siete mai iscritti a servizi di questo genere, che cosa ne pensate, perché sono molto curiosa. Ovviamente vi ricordo che se volete saperne di più riguardo a questa box trovate il link qua sotto in descrizione. Penso di aver detto tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!